Bene. Grazie mille. Non ci sono altre domande? No? No, ok. Perfetto, grazie mille. Grazie mille, buona giornata. Adesso è il turno di Matt Lord. Buongiorno, le slide le vedo già pronte. Ciao, buongiorno. 5 minuti a partire da adesso, via. La matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo, diceva Galileo Galilei. D'altronde, numerose ricerche scientifiche dimostrano che grazie alla matematica non solo sviluppiamo pensiero logico e analitico, creatività, perseveranza, ma anche grandi capacità di problem solving, che poi ci servono non solo ad accedere a sempre più tipologie di carriera, ma anche ad affrontare i problemi che la vita ci pone davanti, giorno dopo giorno. Eppure, il 70% degli studenti ha enorme difficoltà con questa materia. Addirittura, in alcune zone del mondo e d'Italia, come la nostra cara Puglia, la percentuale di studenti che non raggiunge le competenze base in matematica supera il 50%. E questo perché, da un lato, se ci mettiamo nei panni dei docenti, tenere tutti gli studenti motivati e ingaggiati e guidarli passo dopo passo, in base alle loro esigenze, è qualcosa di difficilissimo. Dall'altro, mettendoci nei panni degli studenti, la matematica è scarsa di feedback. Loro sanno se hanno fatto bene un esercizio oppure no solo quando arrivano alla fine, e spesso l'hanno anche sbagliato. Ma che cosa accadrebbe invece se la matematica diventasse un videogioco? Tutto cambierebbe per sempre. Ed è questo il motivo per cui, con Mufflord, stiamo sposando game design e scienza dell'apprendimento per creare la soluzione definitiva a questo problema. Una soluzione con cui motiviamo gli studenti da una parte e supportiamo i docenti dall'altra. Motiviamo gli studenti attraverso un virtual buddy, che è una specie di Tamagotchi che si ammala se non fanno matematica e crea per loro un percorso personalizzato con feedback costanti. Se sbagliano un passaggio, li aiuta a riflettere sull'errore. Attraverso un'avventura epica, con trama di fondo, missioni e boss fight al posto degli esercizi più classici. E attraverso una meccanica multiplayer, in cui possono competere fra di loro oppure collaborare con i loro amici per sconfiggere i Cavalieri Oscuri, un'antica minaccia del multiverso. Supportiamo i docenti invece attraverso statistiche precise sull'andamento della classe e del singolo studente e attraverso esercizi infiniti che non solo sono presenti nel gioco, ma loro possono anche utilizzare per assegnare compiti a casa o generare compiti in classe sempre diversi in base ad ogni singolo studente. Il mercato a cui facciamo riferimento è super entusiasmante, infatti il K-12 Game Based Learning ha attualmente un valore totale di ben 10 miliardi di euro e sta crescendo del 21,3%. Noi puntiamo ad un sommo di ben 50 milioni di euro soltanto nel nostro mercato di partenza, ovvero l'Italia. Infatti, grazie all'universalità della matematica, puntiamo poi ad andare fuori, ad andare a livello globale. Puntiamo inoltre a queste cifre perché siamo molto diversi da tutte le altre realtà che hanno provato ad affrontare il problema. Infatti, creiamo un vero e proprio matrimonio, come dicevo prima, fra game design e scienze dell'apprendimento, mettendo la matematica al centro del gameplay. Non ci sono quiz, non c'è gamification, è la matematica che viene trasformata in un videogioco. E inoltre puntiamo a raggiungere quelle cifre dividendoci, creando un sistema di abbonamento che va su due canali, sia B2C che B2B. B2C vendiamo quindi a studenti e genitori, B2B vendiamo dei bundle alle scuole. Siamo partiti con un MVP ad aprile di quest'anno, che è andato alla grande, ve ne parlo fra pochissimo. Abbiamo poi fondato la società a giugno e 2 giorni dopo abbiamo fatto la prima vendita di una licenza triennale ad una scuola. Puntiamo a lanciare la versione 1.0 dell'app, che è quella più vicina alla fase di partenza della nostra visione, ad ottobre di quest'anno, e poi a creare una vera e propria killer application con cui non solo risolvere definitivamente il problema, ma anche muoverci a livello globale. Ovviamente abbiamo anche una roadmap sul lungo termine. La prima versione è andata alla grande, infatti abbiamo testato la 0.1 su più di 1000 studenti in 10 scuole medie, su 8 istituti comprensivi, 2 hanno deciso di acquistare la licenza triennale e come vedete gli studenti lo amano e abbiamo avuto un ottimo coinvolgimento anche degli studenti con DSA.
Siamo attualmente 10 persone, abbiamo 11 in realtà, abbiamo cofondato la società Fausto ed io. Fausto è un insegnante di ripetizione di matematica e fisica con più di 10 anni di esperienza. Io invece sono uno sviluppatore di videogiochi e content creator con 8 anni di esperienza. Come vedete il team è molto vario. Potete provare la versione che abbiamo testato nelle scuole, ancora molto primordiale, inquadrando il QR, e felice di continuare la conversazione. Grazie. Allora Cristian, complimenti. Io ho sempre Grazie. Creduto che questo settore sia il futuro dell'apprendimento, almeno in una fase iniziale. Io sono straconvinto che i bambini devono essere dirottati verso questa forma di apprendimento, nel senso renderla più dinamica. Per me sono abituati all'apprendimento veloce e quanto più smart è possibile. Ora, posso che il virtual bud in mano a mio figlio sarebbe già morto, ma la domanda che ti faccio, non avete pensato a una forma di acquisizione invece di quella classica, lo dicevo ieri a un tuo collega, cioè sullo stile di Fortnite con gli acquisti in app, quindi darla in via gratuita per magari dare delle funzioni che poi, cioè questo potrebbe permettervi probabilmente di diventare più impattante. Che ieri si lamentava del fatto che il figlio spende fior di soldi per comprare le skin. Almeno qua gli diamo un motivo valido e io poi mi sento meno male quando devo spendere soldi per lui. Il punto è colto perfettamente, perché noi adesso ci stiamo muovendo così, cioè stiamo partendo adesso dal B2B perché non è capital intensive e convincendo una scuola abbiamo 200-300 studenti su cui da stare e con cui cominciare a muoverci. Ci sono però diversi step. Questo ci permetterà, senza spendere molto, appunto, di avere degli studenti, certo, dei docenti con cui avere dei dati per perfezionare l'app e arrivare al momento della killer application che ci davo prima. Una volta fatto quello, e una volta che ci saranno anche le meccaniche multiplayer, entrerà in gioco proprio una specie di battle pass alla Fortnite. Quindi noi continueremo ad ottimizzare il modello, inizialmente con delle subscription B2C, ma poi lo ottimizzeremo ulteriormente portando l'esperienza di gioco ad un punto come quello di Fortnite. Quindi di base è gratuito anche per le scuole, intendo, che poi ci aiutano ad arrivare agli studenti, ma poi i ragazzi appunto possono acquistare le skin oppure accedere a delle missioni extra, a degli elementi extra di trama. È soltanto una questione di tempo, ecco. Perfetto, complimenti davvero. Grazie. Abbiamo una domanda, Ettore Chiurazzi. Ciao e complimenti, bella idea. Un paio di domande per la verità. La prima, come state approcciando le scuole oggi, quanti utenti stanno impiegando l'app, la soluzione? Sì, stiamo approcciando le scuole sia utilizzando la viralità, quindi abbiamo notato che i docenti si innamorano poi del prodotto e ne parlano con altri docenti, e sia anche contattandole privatamente. Infatti il motivo per cui riusciamo a risparmiare tanto è che i dati delle scuole sono pubblici, quindi perfezionando il processo riusciamo ad arrivare a tante scuole a cui anche offrirlo gratuitamente per testare e per avere i dati di cui parlavo poco fa. La seconda parte della domanda, utenti, sì, attualmente in realtà non avendo ancora lanciato l'app non è qualcosa che stiamo tenendo in considerazione, cioè non lo stiamo tracciando, ma è il passo subito successivo. Infatti adesso, come potete vedere, è una web app che abbiamo utilizzato principalmente per i playtest nelle scuole e che usiamo in pochi casi. Grazie a voi.